Signori e signori, buonasera e bentrovati. Dunque, è iniziato stanno ormai è diventato sempre... Sono molto contento, allora va bene, giro così, arrivo. Allora, vogliamo preparare una cosa in cucina? Giardinotti. Benvenuto a... Compila quindi va. Eccoci qua, spero che mi sentiate, se la musica la abbassiamo un pochino, perché c'è già un po' di gente in chat, infatti avevo già iniziato a chattare mentre stavo finendo le ultime cose, come vedete qui l'aiutante è sempre, anche se siamo partiti un'ora prima, è già nel mondo dei sogni, beato lui. Allora, ciao a tutti quanti. Vediamo se mi dice un po' chi c'è. Vedo che c'è Luca, che perché riconosco il nick Litian. C'è Flavio, quindi adesso man mano che aspettiamo un po' di gente, qualcuno che arriva. Ero in dubbio se farla perché questa settimana non avevo preparato niente, poi ho detto vabbè, proviamo, sperimentiamo un altro format di quelli, come dire, c'è questa telecamera che è un po' storta, che mi rende indeciso tra il doppio mento e il doppio mento e la pelata, quindi quindi non è che c'è una gran scelta. Allora, direi che ci siamo, ok, perché ho almeno 30 dispositivi avviati e stasera ho aggiunto anche il ventilatore perché c'è un caldo, c'è venuto un po' caldo. Allora, programma della serata, giusto per, mentre aspettiamo giusto qualche minuto per non perdere troppo tempo, per non annoiarci troppo, è creazione di web REST API con Delphi, quindi l'idea era quella di scrivere un po' di codice, a differenza delle altre volte dove in realtà erano delle live un po' più frontali, perché vabbè, avevo un po' di materiale, volevo iniziare, come dire, a sperimentare un po' di cose, a vedere un po' come funzionava il canale, quindi magari nell'ottica di interessare un po' di gente, come dire, ho preso un po' di argomenti che potevano essere interessanti, approfittando anche del fatto del countdown che mi sono fatto da solo in pochi minuti con Delphi, quindi per far vedere anche un pochino di cose, soprattutto per chi non le conosce, anche se diventa un po' difficile almeno qua su Twitch andare a coinvolgere, almeno che non si sia già un po' conosciuti, diciamo, c'è molta concorrenza. E quindi se andrà male l'iniziativa mi comprerò un microfono con le orecchie, come ho detto più volte, mi metterò anch'io a fare gli effetti sonori per andare a nanna rilassati. E, dicevo, l'argomento è Web API con Delphi MVC Framework. Ho approfittato, diciamo, siccome è un po' che non lo uso e sono un po' arrugginito, ho detto sperimentiamo una nuova formula che si chiama Discovery, che è già un po' più live coding di quelle che abbiamo fatto l'altra volta, ossia il partire proprio da zero, quindi non è necessariamente una cosa frontale o un'esposizione con delle slide, una cosa tendenzialmente potrebbe risultare più o meno noiosa, dipende un po' da come va, però se, come dire, qualcuno scrive in chat o ci sono dei suggerimenti, essendo una cosa più interattiva dovrebbe essere un pochino più rilassante. Quindi l'idea è, senza particolari obiettivi, installarci... Ah, a proposito, si parla di Delphi MVC e spunta il creatore che tra l'altro ha fornito molto gentilmente... E ho rotto le scatole giusto durante un corso, a quanto pare,
con una richiesta se ovviamente si poteva, come dire, seguire un po' di una guida, che poi è quella del libro su Delphi MVC Framework, per provare, però l'idea è quella di fare proprio come da neofita, cosa che non farò fatica a fare, cioè da chi non conosce il framework, per provare a vedere, come dire, come installarlo, dove si trova, come scaricarlo, magari con Git, come installarlo, vedere come compila, seguendo magari qualche istruzione, come se si dovesse partire da zero, quindi proprio un live coding al 100%. In questo modo io mi ripasso un po' di cose e ne approfitto per vederla assieme a chi è eventualmente collegato, così poi chiaramente se mi intoppo, se c'è qualcosa, c'è la chat, quindi che è aperta anche per le frivolezze. Oggi ho seguito una live di Emanuele Bartolesi, che è uno sviluppatore che tiene filmati, ha fatto delle cose con Blazor oggi pomeriggio, quindi si parlava di donne, si parlava di Miriam Leone, quindi si è divagato non poco su quello che era l'argomento principale della live, ma ci sta, nel senso che questo mezzo è un po' più aperto da questo punto di vista e dovrebbe essere poi, credo, gestito anche in questo modo. Quindi io molto spesso lancio dei filmati, poi li tengo in sottofondo. Sento gente che scrive codice, quindi non ci sono cose compromettenti, anche se ci sono dei canali interessanti. Motivo anche per cui ho un po' anticipato, perché finendo sempre tardi, verso mezzanotte, dopo, secondo me, un po' come i fantozzi quando si chiudevano in casa, nelle case, c'è chi va, come dire, a vedere canali un po' più interessanti, diciamo, della mia faccia, che lo posso capire, però. Allora, quindi vediamo un po', la musica c'è, questa musica lounge molto, molto rilassante, quindi adesso magari scelgo una cam un po' più appropriata, il countdown l'ho spento, che l'altra volta mi è rimasto acceso per delle ore. Allora, vediamo un po'. Quindi l'idea, come dire, stasera è di installarci Delphi MVC Framework, che è un framework popular, molto usato, molto diffuso, anche un gruppo Facebook. Poi chiaramente se Daniele vuole lasciare qualche, se rimane collegato e vuole lasciare qualche link al gruppo ufficiale, al sito, qualche link da consultare. È un framework che ci consente di fare delle applicazioni, delle web API con Delphi di tipo REST. Quindi per chi, o meglio RESTful, se vogliamo essere proprio ancora più ligi, che cosa si intende? Allora, io recentemente dovevo sviluppare un client, ad esempio per un cliente che aveva sviluppato un API, così mi aveva detto, e mi ha dato un link e io non riuscivo a capire come invocarlo, e mi ha detto: guarda, qui trovi, ti mando il VSDL. Ecco, in questo caso non stiamo parlando di quella che è una web API REST. Quindi, per chi, anche se ormai so che c'è, cioè chi, come dire, è della community Delphi, ormai ha partecipato a qualche conferenza, qualche webinar, sicuramente già informatissimo su quello che è su cos'è una REST API, cos'è RESTful. Generalmente si fa riferimento al REST Maturity Model. C'è un articolo che è interessante per chi non l'ha mai visto, gli suggerisco magari di dargli un'occhiata, che spiega cos'è un servizio REST, una web API REST, e che paradigmi dovrebbe supportare. Con un po' di esempi, c'è la prenotazione di visite mediche dal dottore, quindi fa più o meno un po' capire quali sono i passi per andare a implementare una vera e propria web API REST che faccia uso di HTTP in maniera propriamente detta. In realtà penso che, come sviluppatori di Delphi, noi siamo fortunatissimi, perché ne abbiamo quantomeno tre che conosco io, che ho visto e che ho un po' sperimentato. Poi magari adesso qualche sera la dedicheremo anche le altre, così ci facciamo una carrellata completa.
che sono oltre a Delphi MVC Framework, abbiamo anche Whirl di WinTech Italia, c'è Mars di Andrea Magni, quindi sono tutte tra l'altro open source, tutti prodotti italiani, per cui, come dire, se c'è bisogno sia di formarsi che di fare corsi o di imparare a usarle, siamo fortunatissimi perché abbiamo in casa proprio tutti i riferimenti di chi ci può dare una mano nell'utilizzarle. Sono tutte ottime e molto facili anche da certi punti di vista da utilizzare. Dicevo, questo articolo è interessante perché fa vedere, infatti, teoricamente, se non ricordo male, se non mi sbaglio, Delphi MVC Framework dovrebbe essere implementare glory of REST, cioè consentire di fare un po' tutte le operazioni che implementano questo paradigma RESTful, partendo dal livello 0, ovvero il primo passo, per chi non ha mai sviluppato Web API, ma dubito che tra i presenti siano, ormai saranno veramente in pochissimi. Il livello 0 è iniziare a usare HTTP, per le chiamate, quindi evitare magari dei protocolli binari, quindi come dire, degli RPC basati su protocolli chiusi o comunque dei pacchetti non standard, trasformare quelli che sono degli endpoint. Io vado molto veloce perché non vorrei perdere troppo tempo proprio su questa introduzione. Trasformare degli endpoint che corrispondono magari a un oggetto remoto e a un indirizzo che corrisponde a delle operazioni, come dei metodi che devono essere documentati, devono essere conosciuti, trasformarli invece in risorse, ovvero rendere gli URL parlanti. Quindi, ad esempio, qui c'è un esempio del post su Doctors e Jones, quindi vuol dire che andiamo a fare un'operazione. Accediamo a un URL che ci consente di arrivare ai dottori e in particolare a quello che ha come ID Jones. Passiamo un XML, quindi l'XML e JSON sono i formati tipicamente utilizzati per questo genere di operazioni e generalmente HTTP, se tutto va a buon fine, ci risponde OK e poi qui c'è un XML della risposta. Qui c'è l'esempio di un dottore in cui viene inviata una richiesta di, come dire, dammi i tuoi slot disponibili durante la giornata, quindi praticamente gli spazi che possiamo prenotare. L'ok ci dà la lista degli slot con i loro ID, dopodiché qui io faccio un bel post sugli slot con uno slot avente un certo ID e con la post vado a mandare il pacchetto che rappresenta la richiesta di appuntamento per quello slot, per quel dottore, per il paziente che magari sono io, cioè Jay Smith, e così via. Quindi qui abbiamo degli indirizzi con delle risorse, degli XML che cambiano l'operazione che eseguiamo e facciamo delle grant post. Livello successivo, sempre per fare la scalata REST verso il miliardo, come dire, è trasformare quelle operazioni che noi richiediamo sfruttando i verbi HTTP. Quindi, piuttosto che, ad esempio, vogliamo ottenere gli slot liberi del dottor Jones, abbiamo Doctors Jones, che è la risorsa, gli slot che sono una risorsa che appartiene al dottore, e poi nella query string, come si suol dire, il filtro per andare a filtrarci quelli che sono gli appuntamenti disponibili. L'API ci risponde OK e ci dà un XML con la lista degli slot. Dopodiché facciamo un post sempre sullo slot con questo ID con la richiesta di appuntamento, quindi iniziamo a dividere praticamente le operazioni che sono di lettura, quelle che facciamo con le get, da quelle che sono le operazioni fatte col post e con le put, che sfruttano, poi c'è anche la delete, ovviamente i comandi più diffusi. Quindi usiamo HTTP quasi come se fosse un CRUD, quindi le classiche operazioni. E il livello successivo, cioè non il livello successivo, ma comunque un altro step, è quello di dire HTTP da sempre supporta codici numerici di ritorno, sfruttiamoli, non diamo sempre un 200 ok, non diamo ad esempio dei 200 ok con dentro un XML con scritto error e la descrizione. Usiamo i codici anche per quello che sono, quindi invece che un 200 usiamo 201 created, che sta a indicare che una risorsa è stata creata, ovvero io ho fatto un post su uno slot di una richiesta di appuntamento, la risposta 201 created mi dà l'indirizzo dei dati dell'appuntamento prenotato per questo slot,
con i dati dell'appuntamento, ovvero lo slot col suo ID, il dottore, data e ora di partenza. Ma supponiamo che noi avessimo prenotato uno slot che non era disponibile, il codice di ritorno sarebbe stato 409, che è conflitto, ovvero qualcun altro è arrivato prima, ci ha fregato il posto, e a questo punto, quando noi cerchiamo di fare una richiesta di appuntamento, non troviamo più lo slot disponibile. Ecco che l'API è abbastanza intelligente, perché usa un codice di errore HTTP per indicare il conflitto, ovvero non posso avere più prenotazioni per lo stesso slot, qualcuno è arrivato prima, quindi tu non lo puoi prenotare. Ed è intelligente perché ci dà comunque di nuovo già come risposta una lista degli slot disponibili, senza che noi dobbiamo necessariamente andare a fare la GET. Mettiamo che avessimo messo l'ID di uno slot che non c'è, avremmo trovato il classico 404, che in una web API ovviamente non corrisponde a pagina non trovata, ma a risorsa non trovata. Quindi la navigazione web potremmo considerarla come una web API speciale, che dove le risorse sono le pagine. Invece in questo caso lavoriamo con degli URL che identificano delle risorse e i codici. Quindi magari la richiesta è corretta, ma l'ID errato ci può dare ad esempio un client error, non mi ricordo se è un 401 e non autorizzato, un 400 per magari dice che la richiesta non è corretta, 409 è un conflitto. Mettiamo che la richiesta sia corretta e non riesca però, non so, ad accedere al DB, ecco che ci potrebbe arrivare un 500, quindi il classico errore server side, perché noi abbiamo fatto tutto giusto ma il server non è in grado di darci una risposta, perché magari in quel momento prova a collegarsi al DB e il DB non funziona. Abbiamo poi questo livello 3, quello che ci consente proprio di arrivare al top, al massimo dei massimi, come diceva, citando il film, che è implementato abbastanza raramente, almeno io l'ho visto, perché io lo trovo molto difficile comunque da rendere la nostra API capace di restituire i dati delle risorse più le operazioni che ci sono, che si possono fare sopra, o informazioni su risorse correlate, quindi di cui non vengono riportati i dati ma viene riportato un riferimento, dandoci anche direttamente l'URL da consultare, da invocare per avere quelle informazioni o eseguire quei comandi. Quindi è un po' come se noi potessimo sviluppare un client dove la forma del client o quello che viene mostrato si basa su delle informazioni dinamiche che ci vengono date dalla web API, che oltre a darci i dati descrive anche se stessa, quindi restituisce sia dei dati che dei metadati. Ecco, questo è una cosa che è possibile implementare, però diciamo che diventa, come dire, il top del top, è molto difficile. Comunque io l'ho visto implementato poche volte, perché è necessario proprio solo se andiamo veramente a sviluppare dei client che devono rimanere il più possibile dinamici, o lavorare con degli URL che cambiano in continuazione. Però a quel punto credo che l'operazione più pratica, a meno che proprio non abbia un suo senso, sia quello di creare una versione 2 dell'API e mettersi magari a sviluppare l'API in una maniera diversa, ovvero mettersi a progettare, a fattorizzare il modo in cui è stata fatta, magari unendo o disgiungendo delle risorse, e a quel punto scrivere un'altra versione degli URL, che lasciando magari intatta la prima, mettendo un V1, un V2 sull'indirizzo, e quindi dare eventualmente più versioni dell'API. Dipende anche ovviamente da quanti client ci sono e come è fatta l'API. Quindi questo è un articolo che vi lascio leggere sul Maturity Model. Quindi, venendo a noi, questo è il tipo, quando parliamo di web API noi intendiamo questo tipo di, quindi web service SOAP assolutamente sono un'altra cosa, non che non vadano bene, ma parliamo di un altro tipo di web API. E poi, oltre a questo, che è il classico modello REST, cioè, se ne stanno affiancando anche altri, gRPC, ce ne sono tantissimi che stanno, direi, non so se diventano predominanti, ma al momento comunque REST sono senz'altro quelli più diffusi e sono quelli che prendiamo a riferimento. Quindi l'obiettivo di questa sera è iniziare a esplorare un po' le caratteristiche di Delphi MVC Framework, seguendo più o meno, io cerco di seguire magari quella che è una come dire una sorta di documentazione,
un po' che ho trovato in giro e un po' che ho letto su un libro che viene distribuito, che ha scritto appunto Daniele Teti, che è il creatore di Delphi MVC Framework. Che cos'è? Quindi è un framework open source, lo trovate su GitHub, quindi è liberamente scaricabile e diciamo clonabile dal sito di GitHub in locale, che è una cosa che andremo a fare. Non sono informato, volevo dare un'occhiata oggi. Sì, c'è una versione più nuova rispetto a quella che mi ricordavo io, ma comunque tanto qui facciamo tutto in diretta e quindi più errori si fanno, più problemi ci sono e più c'è divertimento. Quindi oddio, fino a, per chi segue fino a un certo punto, quindi io normalmente utilizzo un altro client, però mi sono scaricato per comodità il client Git di GitHub. A tal proposito, se non conoscete Git o il funzionamento di GitHub, che ho visto prima era collegato, c'è un bellissimo webinar di mi sembra sia su YouTube di Maurizio Del Magno, che mi è sembrato di aver visto collegato prima, che spiega un po' per filo e per segno. Non mi ricordo, forse non vorrei confondermi con un altro se era stato pubblicato, però mi sembra di sì, che spiega un po' in maniera dettagliata come si utilizza Git. Quindi siete sviluppatori, non ne fate ancora uso o non fate uso di SourceControl in generale. Il mio consiglio è quello di assolutamente impararlo, se non Git, almeno un Subversion o qualsiasi di questi, perché anche per uno sviluppatore individuale singolo è veramente una mano dal cielo quando c'è da fare un po' di, come dire, un po' di storia e andare un po' a rivedere i cambiamenti che sono stati fatti, individuare un bug. Poi nel momento in cui i sorgenti li mettete su GitHub e li rendete disponibili al mondo, aprite ovviamente la porta a possibili contributor, pull request, gente che vi può dare una mano utilizzando il vostro codice e suggerendovi delle modifiche. Ecco, c'è Maurizio che ha messo il link su YouTube con delle slide che sono veramente kubrickiane, nel senso che quella è la presentazione che avrei sempre voluto fare, ma non l'avrei mai fatta così dettagliata, per cui è meglio di quasi di quelle che trovate sui siti dei corsi, per cui io ve la consiglio molto. Detto questo, quindi andiamo a clonarci il nostro repository, quindi il primo passaggio ovviamente da fare è scaricare sorgenti. C'è la possibilità anche di scaricare, come dire, un pacchetto già precompilato, però secondo me per comodità, ma anche perché uno potrebbe a quel punto voler partecipare o comunque voler interagire con gli sviluppatori, comunque mettere magari a disposizione dei fix alla community. Conviene secondo me fare il clone in modo che in questo modo, cioè, possiate sempre scaricare gli aggiornamenti, quindi rimanere sempre aggiornati con le ultime modifiche, gli ultimi fix che vengono fatti alla libreria. Quindi, quando siete sulla pagina di Delphi MVC Framework, vi copiate l'indirizzo, ve lo incollate nel vostro GitHub Desktop o il tool che usate per l'accesso a Git. E adesso vado a scegliere magari un'altra cartella, sì, ok, questa va benissimo, e facciamo un clone del repository, quindi stiamo scaricando in realtà i sorgenti più una parte che riguarda il sistema di Git, che noi stiamo in realtà scaricando il repository, ovvero i sorgenti aggiornati più tutta la storia dei sorgenti, chi ha fatto le modifiche, i vari branch, i vari quindi avete. Però forse questo era meglio farlo prima perché c'è un sacco di risorse. Quindi andiamo a scaricare i sorgenti. Il secondo step che dovremo fare è andare a compilare i package per utilizzare la libreria, direi. Quindi
Quindi intanto scarichiamo Delphi, l'abbiamo già attivo col tema scuro per non essere troppo boomer, anche se mi ci sto un po' abituando, ormai lo sto mettendo dappertutto, non avrei mai pensato, quindi è un po' come ringiovanire, mettere i temi scuri. Mi sta ancora ricevendo, è anche vero che la mia banda è un po' come dire occupata, ovviamente, perché sto facendo anche ok, quindi andiamo a scaricarci pian pianino il tutto. Quindi poi io andrò da Delphi a aprire, direi, Project Group. Qui siamo ancora alla live della volta scorsa. Stiamo scaricando qui. Cioè, idealmente, perché mi ricordo un po' dall'ultima volta che avevo usato un project group per ogni versione di Delphi, quindi io qui sto usando Sydney da 10.10.4.2, quindi si va a compilare i package. In mezzo a questi package, una cosa che sì, chi usa professional e community, se non sbaglio non può utilizzare, ma so che c'è anche un wizard che poi ne utilizzeremo perché è più comodo per andare a, se non ricordo male, a creare automaticamente, oltre a delle parti dell'applicazione, anche tutto lo scheletro di un nuovo progetto. In questo modo ci facciamo il quick start. Sempre, se non ricordo male, nel sorgente ci sono anche delle dipendenze da altri framework comunque open source, credo Logger Pro o qualcosa del genere. Oltre a quello, sì, alcune dipendenze aggiuntive perché fanno praticamente parte del. Ok, quindi ha scaricato tutto. Io in realtà poi GitHub Desktop non lo uso quasi mai, quindi io uso Smart Git, che è un po' più, come dire, un po' più dettagliato, un po' meno friendly. Comunque, tanto al momento, per il momento non ci interessa, come dire, contribuire. Quindi qui andrò in, direi, 104. C'è un project group. Io provo a fare un build all, mi baro sulla fortuna e magari mi sbaglio, ma appunto, come dicevo, non è un corso, perché per i corsi vi rimando appunto all'autore e all'azienda Bitime Professional che li organizza. Tra l'altro, se non ricordo male, dovrebbe essercene stato uno pochi giorni fa, mi sembra di aver letto sul gruppo di Delphi Club Italia. Ok, qui è compilato. Questo è un package, quindi abbiamo dei package runtime e un package design time da installare, che è quello che probabilmente ci aggiunge il wizard e che fa la require di un package che evidentemente sulle versioni community professional non ci sono. È compilato, quindi va, esatto. Quello è, me la tiro, è come tirarsela, quindi. Beh, sì, lui va, nel senso che probabilmente il progetto me lo fa creare, però ci sarà un po' di percorsi da andare a mettere a posto. Ok, qua c'è il nodino proprio dedicato. Questo è abbastanza comodo. Magari una delle prossime live riprenderò il materiale che avevo. Magari a cui darò anche una sistemata per fare delle estensioni dell'IDE, creare dei template di progetti. Quello che avevo fatto vedere era un po' irriverente, quindi però ci sono delle possibilità molto interessanti per chi fa delle librerie e fa dei template di progetto, avere un quick start. Tra l'altro so che sono usciti, infatti l'idea originale era farlo su quello, i template low code, fare Monkey su Embarcadero, su Getit. Io li ho installati, infatti tra l'altro dovrei averceli anche qui, forse da qualche parte. Li ho rimossi? No, è impossibile, ce li avevo.
i template multi-device per fare le applicazioni con low code. Gli ho dato un'occhiata, però mi sembrava il codice non è che mi piaceva tanto, quindi forse non ho avuto molto tempo di guardarci. Quindi allora abbiamo il nostro wizard. Intanto proviamo a lanciarlo, tutto al più, poi aggiungeremo le parti che servono per le varie library path, eccetera. Quindi facciamo tutto quello che dovrebbe fare chi parte e si trova la prima volta a dover, come dire, lavorare con questo framework. Quindi il nostro install l'abbiamo fatto. Adesso leggo un po', giusto per existing project group, create controller unit. Allora, una cosa che sicuramente per chi non lo sa, ma in realtà lo conoscono in tanti, quindi probabilmente dirò cose scontate. Questo è un a me diciamo piace come soluzione perché è un Delphi MVC framework, cioè quell'MVC è una cosa che a me piace molto perché io tendenzialmente applicazioni web API o applicazioni web le sviluppo con il framework MVC di Microsoft e quindi avendo approfondito MVC anche lato desktop. In realtà era più MVVM su lato interfaccia, MVC come pattern in diversi frangenti, MVC anche su Microsoft. L'uso di questo framework nei primi tempi, di qualche anno fa, poi parliamo, quando l'ho sperimentato, era abbastanza semplice perché i concetti grosso modo erano gli stessi, quindi il model, il controller e la view. Erano cose che già mi erano abbastanza note perché le avevo trovate su un altro framework e quindi rivedendoli qui, grosso modo, a livello teorico, come dire, c'ero. La questione era un po' capire quali strumenti venivano dati, che erano l'equivalente di quelli a cui ero già abituato. Per chi non conosce il pattern MVC, gli diamo proprio una rapida occhiata. Generalmente, quando trovate una spiegazione, vi trovate tante parole, vi trovate questo diagramma, poi nel momento in cui capite come funziona, riuscite a capire anche il diagramma e tutto il resto, però non l'ho mai trovato molto, molto esplicativo all'inizio, ma il concetto è un pattern architetturale, quindi che lavora molto bene per le applicazioni web, è diventato quasi uno standard di fatto anche grazie a Microsoft, non perché Microsoft con ASP.NET MVC l'abbia inventato, perché penso esista, mi sembra che risalga addirittura agli anni 70 come pattern, però nel momento in cui qualcuno come Microsoft ci fa un framework e inizia a distribuire dei libri, è chiaro che della documentazione, è chiaro che la cosa diventa di dominio pubblico, anche se in Java e in altri linguaggi esistevano già delle implementazioni di questo tipo. Il concetto di base ruota attorno a questi elementi, il controller, la view e il model, che sono separati, quindi sono tre elementi separati. Il model potremmo considerarlo come il contenitore di tutto ciò che è logica di business, più logica magari di presentazione dei dati come dei DTO, delle entità magari di un ORM che avete integrato. Una classe che implementa dei servizi esterni che fa da, come dire, che magari implementa un'interfaccia, appunto, che avete messo in un package di base, quindi tutto ciò che è la logica applicativa. La view è ciò che voi fornite in risposta all'utente. Nell'ambito web, la view è un concetto che, ad esempio, riproduce la pagina web che voi restituite. Non so, io chiedo un elenco di clienti. Il model è l'oggetto che mi rappresenta i dati del cliente, l'oggetto che mi restituisce i dati del cliente, l'oggetto che serializza i dati del cliente, quindi le mie entità partendo da un DB con un ORM, tutta questa parte qui. La view è la pagina web dove questi elementi vengono, come dire, incapsulati, magari inframmezzati dall'HTML, per restituire una vista. Che contenga al suo interno una parte di formattazione più ad esempio la parte di dati e questo è,
La view, diciamo, intesa come visualizzazione dei dati, ma potrebbe essere anche qualcosa di non visuale, potrebbe essere un'esportazione Excel come file da scaricare, potrebbe essere un XML con dentro questi dati, perché l'XML trasformato con un foglio XSLT, ad esempio, potrebbe diventare qualcosa di grafico da vedere, addirittura trasformabile in un PDF. Quindi diciamo che la view è la risposta che viene data all'utente, alla sua richiesta. Tra l'altro, l'implementazione REST consente, lavorando con HTTP, di chiedere al server i dati in un formato presumibilmente personalizzato, cioè quello che vogliamo. Non so, io voglio i dati del cliente 123, chiedo al server un XML, il server mi restituisce l'XML con i dati, chiedo un JPEG. Un image JPEG, ad esempio, il server potrebbe dirmi: guarda, non ti posso rappresentare il cliente sotto questo formato perché non ha senso, oppure potrebbe dirmi: eccoti la foto, o meglio il logo, che forse è meglio, il logo del cliente. Quindi la capacità di usare REST e anche la possibilità di sfruttare HTTP nel modo che in realtà già utilizziamo tipicamente nel web, ovvero scarico una pagina HTML, il browser dice voglio un HTML, dammi, all'interno trova, non so, riferimenti dei fogli di stile, delle immagini, e quindi andrà a chiedere al server text CSS e tutta un'altra serie di risorse in diversi formati che il server potrà eventualmente restituirgli, uno o più formati, quindi non è necessariamente. Quindi la nostra view è la risposta all'utente, quindi il feedback che viene dato all'utente che ha fatto quella richiesta. Il controller è il collante, quindi la parte che sta nel mezzo, ovvero quello che riceve eventualmente richieste da una vista. Pensate a una pagina HTML, io trovo un link, quando clicco richiamo un URL che scatena, in realtà viene tradotto, viene interpretato e viene tradotto nella chiamata al metodo di una classe che è appunto il controller. Quindi immaginatevi come un automa dove il click su un link in realtà si trasforma nella chiamata a un metodo, e i dati che eventualmente invio o che metto nel query string, cioè nell'indirizzo, sono i parametri di questo metodo. E questo metodo appartiene appunto al controller, che è quello che fa un po' che smista, quindi è quello che sta un po' nel mezzo, che riceve questa richiesta e in base alla richiesta, magari a cose che sono contenute all'interno, interroga il model, ovvero si interfaccia con la logica di business per recuperare quelle che sono le risposte da fornire all'utente. In che modo, in che formato? Questa è la parte della view, ovvero il controller selezionerà una particolare view a seconda della richiesta, a seconda del tipo di applicazione, dello standard che ci siamo dati, a seconda di un sacco di criteri, e la view sarà il rendering, verrà fatto il rendering di questa parte. Quindi se parliamo di un pacchetto di dati ci sarà un rendering di un XML, di un JSON; se parliamo di una view, rendering di un HTML, magari fatto con un template engine, cioè con un engine che prende un file HTML con dei tag un po' speciali, dove ci sono i tag, magari sostituisci i dati ed ecco che ti ha impacchettato la pagina web da vedere. Clicchiamo su un pulsante, inviamo dei dati e ripartiamo col giro. Quindi ogni volta che interagiamo con la pagina viene ingaggiato il controller che recupera le informazioni e aggiorna la vista. In un contesto in realtà di web API, spesso il server fa solo veicolo in realtà di informazioni che sono dati. La tendenza è sempre quella di spostare qualcosa che lavora lato client, quindi un'applicazione navigabile con delle tabelle, eccetera, sul client, usando dei framework come Angular, come React, come Vue, come Svelte, e ce ne sono più di quelli che si possono selezionare. C'è proprio l'imbarazzo della scelta, nel senso che ogni volta che devo scegliere sono imbarazzato, un po' come quasi tu di reportistica. E quindi il server, grosso modo, si occupa di fornire dei dati o magari dei file statici, che sono appunto i file HTML e JavaScript, che consentono di avviare queste applicazioni lato client, che poi, una volta recuperati i dati, generano tutta l'interfaccia direttamente sul browser. È molto più conveniente perché, in un contesto cloud dove voi pagate CPU, banda, risorse, eccetera, facciamo lavorare più i dispositivi degli utenti che non le
lato serve per impacchettare ad esempio un HTML. Meglio restituire un HTML streaming zitto e due dati e poi lato client costruirci l'interfaccia con del codice sfruttando la potenza generalmente anche non indifferente a prescindere dal device, perché io ho dei telefoni che sono più potenti del mio portatile a momenti, quindi il pattern MVC spiegato così probabilmente non sarà chiaro, però noi adesso ce lo andiamo, come dire, a guardare un po' più nel contesto di Delphi MVC. Magari lasciamo creare tutte queste, ci sono index e sample action, quindi creare un controller unit vuol dire che nel nostro progetto verrà già creato un controller di esempio con all'interno, se vogliamo, con queste opzioni delle azioni di esempio, un'azione index che presumo risponderà quando mettiamo l'indirizzo, lo slash, vado un po' a memoria, e delle sample crude action, quindi anche qualcosa che già mima il fatto di fare un inserimento, lettura, aggiornamento, eliminazione. Controller class name. MyController, però forse si può lasciare vuoto, tanto facciamo fare lui, vediamo se ce la fa, se no andiamo, poi magari ci facciamo un'applicazione un po' più intelligente una volta che abbiamo esplorato un pochino le prime cose che vediamo qui. 8080, la server port di default, qui c'è già il link al libro, appunto, ma ci clicco, che potete acquistare. L'idea, tra l'altro, era quella di fare un'estrazione, quindi questo è il libro scritto da Daniele Teti, per MVC Framework, è la guida completa ufficiale, e oggi pomeriggio mi ha lasciato un codice eventualmente da o estrarre sort, oppure vedremo magari verso la fine a seconda di in quanti ci siamo per un acquisto scontato del libro. Quindi se poi Delphi MVC Framework vi piace e volete iniziare ad utilizzarlo, potete tranquillamente usufruire di questo sconto e andarvi a prendere la guida ufficiale, che sicuramente farà più cose, vi farà vedere più cose di quante ne faccio vedere io nella mia sperimentazione, e spiegato ovviamente per filo e per segno. Io continuo la mia sperimentazione, quindi do un ok, yes, ok, chiede se andiamo a abilitare la VCL. Allora, qui mi ha fatto una unit 3, una unit 2. Qui dentro c'è già un po' di roba, ha già messo giù un po' di cose, anche i metodi di esempio, quindi qui, come dire, c'è un po' di codice che magari all'inizio potrebbe non significare nulla, ma poi ce l'andiamo anche ad analizzare e vediamo che cosa c'è dentro. Vado magari a salvare questo progetto, così non metto per il momento un nome particolare agli unit, perché magari ci può interessare partire da zero. Quindi qui abbiamo un po' di errori, perché sicuramente dobbiamo andare a impostare immagino qualche library path. Adesso magari partiamo da Ok, andiamo nelle opzioni, perché io non ho letto bene probabilmente la documentazione, dove sicuramente queste cose ci sono scritte. No, ma sì, sì, mica no. E quindi allora, ok, andiamo nel nostro library path, impostiamo questo. Anche se in passato l'avevo installato, che forse non l'avevo ancora. Allora, dove l'ho messo? Qui. Quindi dobbiamo aggiungere la cartella sources. Ok. Vediamo
riparto da qui che forse è anche più facile. Ok, ci sono questo di Mustache che dovrebbe essere un view engine o qualcosa del genere. Logger Pro, che ha i suoi package e che anche mi pare disponibile standalone. Swagdog Source. Ok, così. Vediamo se. Ancora arrabbiato, è ancora arrabbiato, mi sono scordato qualcosa, ma dove sono andato a metterlo? Nel browsing path. Bravo, bravo, hai fatto una bella spinata. Ok, beh, vabbè, qui ce li potremmo anche lasciare. Ma per non creare entropia ho sbagliato a cliccare. Scusate, ma uso Delphi da poco tempo e quindi sono un principiante. Quindi rifacciamo il giro, tanto si fa poi, come avete visto, si fa abbastanza presto ad aggiungere le varie librerie. No, non i package, ma solo questa. Solo questa. Ok. E poi questa con source. Vediamo se mo gli piace di più. Diciamo che va già più avanti rispetto a prima. E questo è un vantaggio. Quindi compiliamo, proviamo a fare un run, perché dovrebbe esserci già. Ok, il firewall che ci chiede di Windows. C'è anche tipo una REPL, sembra, quindi a riga di comando dove possiamo interagire. Adesso io sto barando, mi sto leggendo un po' di documentazione. Ok, quindi questo dovrebbe aver attivato il nostro server sulla porta 8080. Quindi se lancio, vado qui e vado in localhost 8080, trovo un exception not found, perché probabilmente a quell'indirizzo non corrisponde come dire, un controller o comunque un percorso che si è gestito dall'applicazione, però questa è una risposta dell'applicazione, quindi quello che si può dire è che il nostro framework stia a tutti gli effetti funzionando, perché le informazioni che abbiamo sono di alto livello, anzi abbiamo pure un 404, quindi se vogliamo vedere qualcosa dobbiamo iniziare a analizzare il nostro progetto, ovvero a vedere come sono fatti i nostri controller, perché in un'applicazione MVC i controller, nell'applicazione MVC abbiamo qui adesso il font è un po' grandicello, magari poi si deve ancora probabilmente aggiornare, c'è Code Insight che non legge dal library path. Quindi magari lo facciamo anche ripartire così. Questo è un bug un po' tediosetto, il fatto che mettendo di library path non venga reinizializzato quel pacchetto che viene mandato all'LSP per. Comunque non è un grosso problema. Quindi probabilmente LSP non viene informato del fatto che ci sono dei nuovi percorsi dove potrebbe trovare le unit e continua a dare delle informazioni, non dico errate, ma. Ok, quindi analizziamo ad esempio qui il nostro web module create. Qui c'è una parte di configurazione.
che viene fatta con un metodo anonimo, che è una cosa interessante, quindi diciamo che da quel che mi pare di capire, poi leggerò anche la documentazione che è meglio. Quindi noi abbiamo il nostro engine, che è un po' il motore dell'applicazione, che viene creato e distrutto in un web module che, scommetto, magari fa parte anche di, no, non è in autocreate, ma verrà, presumo, inizializzato all'avvio dell'applicazione. Andiamo a vedere anche il source, così ci guardiamo un po' tutto. C'è del codice anche qui. Il template ha messo giù, diciamo, un pochino di cose già pronte all'uso, che si possono andare, c'è, cioè, la gestione della REPL. Quindi la console, diciamo, non è una console dove voi lanciate, fate CTRL C, ma potete anche farci qualcosina di più, un quit, andare a fare magari aggiungere dei comandi per farvi dare qualche rispostina, magari sullo stato del server o qualcosa del genere. Qui c'è la chiamata, c'è la creazione del web module, mi sembra, run server, c'è la porta 8080, custom handler. Ok, questo serve sempre per quell'interfaccia REPL, che poi si può. REPL, che adesso mi sfugge l'acronimo, anche se l'ho appena visto, perché è print loop. Red Eval Print Loop, esatto, questo qui, l'ho appena usato su Python e già non mi ricordavo più l'acronimo, ovvero avete a disposizione un'interfaccina dove potete mettere dei comandi, lui vi dà la risposta, dà la valutazione del comando, vi risponde, vi stampa il risultato e poi si riparte da capo. In Delphi noi non siamo abituati a usare interfacce, come dire, di questo tipo, perché sono più frequenti. Ad esempio su Node, su Python, dove ci sono dei linguaggi molto dinamici, perché ovviamente fare una REPL anche, non so, per C Sharp o per Java, che sono linguaggi tipizzati, un'istruzione a volte non ha molto senso buttata lì così, perché richiede una certa architettura, mentre altri linguaggi sono più favorevoli c'è anche il Report Memory Leaks, che molti di voi immagino conosceranno. Per farsi dire memory leak nel momento in cui viene chiusa l'applicazione con FastMM. Web Module Class, ok, qui diciamo c'è proprio la gestione dell'interfaccia dell'applicazione console. Questa è un'applicazione console, ma essendo tutto implementato poi nel web module e gestito da quell'engine, potete fare tranquillamente anche dei servizi Windows. Questo lo so per certo, perché l'avevo già testato, servizi Windows o anche, presumo, su Linux. Ok, quindi qui abbiamo un esempio di controller, quindi a meno che non dobbiate fare delle variazioni alla vostra interfaccia, integrare come dire, il vostro framework in altre architetture, il grosso del lavoro lo farete su questo web module, che vedo che è una parte di configurazione fatta con un metodo anonimo. Quindi qui viene creato l'engine del framework, e gli viene passata in dote, diciamo, un metodo anonimo, una procedure, che verrà invocata passando un oggetto config, dove voi potete, con delle chiavi, riconoscere delle voci specifiche di configurazione e andare, come dire, a variare le impostazioni interne del framework, tipo il path delle viste, l'estensione di default, record count. Adesso molte di queste non le conosco, ma questo che espone leader x powered sulle risposte, max request size. Quindi ci sono un po' di default, e poi qui ci sono l'aggiunta al censimento dei controller, che è la parte che io andrei a vedere praticamente subito, così, che è un po' quella più di alto livello. Quindi c'è un po' di configurazione, censimento dei controller, che sono poi la parte centrale della nostra applicazione,
e c'è l'ablitazione della compression fatta con questo MVC compression middleware. Questo, anche questo è un pattern per chi ha già magari lavorato con i framework Microsoft, è un pattern ricorrente, il middleware, soprattutto adesso con .NET Core, è quasi tutto un middleware, quindi hanno veramente spolpato tutta la parte del framework web, l'hanno ridotta ai minimi termini e qualsiasi feature si vuole abilitare all'interno dell'applicazione. Ciò va fatto con un middleware, ovvero cosa vuol dire? Che quando arriva una richiesta HTTP, occorre fornire una risposta e tra l'implementazione, tra questi due punti, ovviamente c'è la possibilità di inserire degli strati software che vanno in certi casi o a variare magari la risposta in uscita, a seconda della posizione che occupano, o come dire, ad aggiungere delle funzionalità, ad esempio questo compression middleware, se andiamo a vedere come è fatto, perché abbiamo il sorgente, quindi non dovremmo aver paura di navigare. È una classe ovviamente che implementerà un'interfaccia che io adesso al momento non conosco, ma che mi voglio poi esplorare per bene, cioè la conosco dal punto di vista di so che a cosa serve, però non ho mai fatto uno mio, quindi. Quindi c'è un oggetto che fa appunto con dei metodi, si inserisce in momenti ben specifici della vita dell'applicazione o della singola richiesta. Quindi, ad esempio, nel momento in cui noi abbiamo dato una risposta, qui ci sarà una parte di codice che andrà a inserirsi per comprimere, magari verificando se nella richiesta c'è bisogno, è stata accettata la. Nell'encoding, non so, il gzip, anche qua sotto, o un altro algoritmo, questo deflate, andrà a prendere ciò che è stato prodotto, cioè la risposta, e l'andrà a comprimere. Quindi questo, il vantaggio di questo è che è implementato separatamente e se voi aggiungete questa riga, cioè se io la commento, non abbiamo più questa funzionalità. Se tolgo il commento, ce l'abbiamo, così come in mezzo potremo mettere middleware nostri, cose legate all'autenticazione, poi suppongo che integrati ce ne saranno. Qui sopra c'è l'esempio di un altro middleware che è static file middleware, che presumo consente di servire dei file statici, cioè c'è un percorso static slash probabilmente un nome di un file statico che verrà cercato all'interno di una cartella specifica dentro questo progetto. Quindi se voi fate una cartella www, ci mettete ad esempio un JPEG, se cercate slash static slash nome del file JPEG, ci sarà un qualcosa che vedendo il file vi dirà, vi prenderà quel file statico e lo restituisce. Se aggiungete questo middleware lo fa, se lo togliete ovviamente quella funzionalità non è disponibile. Vedo che si è collegato anche il mitico Fabio. Fabio Cudebue, ciao Fabio. Io al momento poi dico queste cose, sono tutte supposizioni, potrebbe essere tutto falso, ma vado in base a quello che mi ricordo. Poi chiaramente siamo qui apposta per sperimentare. L'altra parte su cui c'è da divertirsi è il controller, che è un po' non il cuore dell'applicazione perché ne avremo diversi, però diciamo è un collettore di gestione di n operazioni HTTP, potremmo definirlo così, che si riferiscono che gestiscono una certa risorsa. Ad esempio, qui c'è un slash API, quindi il nostro progetto che abbiamo avviato non si vedeva un tubo, direi, perché noi qui abbiamo scritto, vediamo se ho il. Abbiamo localhost 80, abbiamo non neanche messo uno slash, non ho messo nient'altro e quindi il server nel momento in cui vede quest'URL cerca di interpretarlo, cerca di ricondurlo a un controller che possa eseguire un metodo, cioè prendere in carico la richiesta che corrisponde a quell'URL e fornire una risposta. Questo è il funzionamento tipico di un framework MVC. In questo caso non c'è neanche un middleware, cioè qualcosa che si mette in mezzo e che dice: ah, ma aspetta, ci penso io.
che magari gestisce questo tipo di situazione, e quindi a quel punto C Framework ci dice, se tiriamo sui developer tools, ci dà qui un, al momento non ci dà niente perché l'ho chiuso. Adesso lo faccio ripartire, tanto ci vuole proprio un microsecondo, che siamo in Delphi altrimenti, e ci dà un bel 404. Poi c'è Chrome che tenta anche di andare a vedere se c'è un'icona per i favoriti, ma questo è, come dire, è Chrome che lo fa autonomamente e manda questa richiesta. Questa invece è quella, la nostra. Quindi indicativamente, se vogliamo vedere qualcosa, dovremmo fare quantomeno uno slash API, e vedo che c'è questa procedure index che è mappata con MVC path senza nulla di più, perché questo MVC path è un attributo. Poi magari andiamo a vedere nel dettaglio che roba fa, cioè quanti poi parametri supporta, ci sono un sacco di cose. Come si può vedere anche da qui, ci sono delle scritture particolari dei simboli, quindi ci potremo, c'è una menata. Beh, io di solito ne approfitto per metterla, così Chrome è contento, e poi dopo anch'io mi vedo l'icona del sito, ma potremmo lasciarcelo come esercizio da fare. Quindi questo MVC path è un attributo, quindi sapete che in Delphi da qualche versione, direi da una decina d'anni ormai, supporta gli attributi, che era una cosa che mi sarebbe piaciuto approfondire in realtà in un webinar, una cosa. Quindi consente di fare un po' di metaprogrammazione, per chi non li conosce. Queste sono delle classi normalissime, perché se gli faccio un control click sopra, vedete che eredita da, ok, c'è una classe base di mezzo, eredita da un tcustom attribute, che è una classe di Delphi che fa parte dell'RTTI. Questi attributi non sono altro che degli oggetti, quindi delle classi normalissime, come si vede da qui, cioè c'è una proprietà path. Quando viene creata, il path viene passato, viene memorizzato e poi letto da quella proprietà. Quindi ha proprio. Questo è un altro, quindi ha proprio, questa è tutta l'implementazione, cioè prendere un valore e salvarlo. Ereditando da quel custom attribute, è la cosa carina è che voi potete usarli per decorare delle classi, come in questo caso, o dei metodi. Praticamente cosa succede? A runtime, quando voi lanciate l'applicazione, questa dichiarazione fa sì che l'oggetto venga istanziato col parametro che voi passate. Ad esempio, qui nel path è stato specificato slash API, quindi nel momento in cui questa classe viene caricata, cioè proprio il, non dico il runtime perché noi in Delphi non abbiamo runtime e quindi abbiamo codice nativo e ci vantiamo anche di quello, però come dire, l'RTL abbiamo, che non è un runtime ma comunque è sempre una libreria, va a creare un'istanza di quell'oggetto e l'assegna a questa classe. Questo cosa comporta di fatto? Niente, tranne che questa classe, volendo utilizzare le funzioni dell'RTTI, la Runtime Type Information, c'è la possibilità di andarsi a recuperare questi oggetti, di vedere di che tipo sono, di recuperare tutti quelli di un certo tipo, di leggere le informazioni che ci sono dentro. Quindi, in poche parole, quello che farà il framework qui. Ovviamente noi qui stiamo ereditando da questo MVC controller, che è una classe con dentro un pochino di logica, come vediamo qui, quindi qui c'è tutto il sorgente. Quando arriverà la richiesta, andrà con l'RTTI a vedere se su una certa classe sono definiti questi attributi e che valore hanno. Quindi sono attributi, sono oggetti che vengono creati e assegnati ai tipi, e possono essere letti per fare un po' di metaprogrammazione a runtime, cioè ad esempio collezionare tutti i controller e, non so, io nel mio URL metto slash API, la logica dell'engine andrà a vedere tutti i controller, se ce n'è qualcuno che ha un attributo di questo tipo istanziato, prende l'istanza e vede il path, se c'è scritto API, e a questo punto va a dire ok, questo controller matcha effettivamente la mia richiesta. Questo
Qui c'è un altro attributo MVC path, perché direi senza il path, ma è inserito, mi verrebbe da dire, per il fatto che suppongo questa procedure senza questi attributi sarebbe una procedure, come dire, tradizionale, quindi potrebbe essere una procedura implementativa, potrebbe essere una cosa che contiene codice che io non voglio esporre in un framework web, e codice magari la metterei privata, però se la lascio pubblica è un metodo pubblico. Questo MVC path lo rende ricercabile. E questo MVC HTTP method vuol dire che se ci facciamo sopra una GET, questa procedure viene eseguita. Con che indirizzo? Con questo MVC path senza percorso, io mi aspetto che slash API sul controller dia l'indicazione del percorso che è valido per tutte le procedure che troviamo qui dentro, per tutte le risorse. Perché vedete che c'è, cioè, un po' il punto di ingresso, quindi nel momento in cui scrivo slash API vado a selezionare questo controller. Se non aggiungo nient'altro, che è il motivo per cui qui probabilmente manca il path, verrà eseguita questa procedure index. Proviamo se effettivamente è così. Aggiungo là in alto uno slash API. Qui mi trovo un errore di JSON parse del framework, ma questo di Firefox, ma probabilmente è lui che vuole interpretare come JSON una cosa che non è JSON, ma mi è venuto giù questo hello del MVC Framework World. Quindi io ho scritto slash API, il controller viene esaminato per vedere se il suo indirizzo risponde all'URL che ho specificato, corrisponde. A slash API non ho aggiunto nient'altro nell'indirizzo, quindi questo è il metodo che viene selezionato per la risposta. Questo framework viene ovviamente esaminato perché nel nostro qui web module abbiamo detto add controller e le abbiamo dato la classe. Tra l'altro, una cosa che mi piace molto di Delphi è il fatto di avere il costrutto class of, perché in C Sharp si fa tutto con i generics. Io qui molto spesso, cioè con i class of, riusciamo a fare delle cose che senza coinvolgere i generici, secondo me sono anche molto più chiare, cioè possiamo passare le nostre classi come parametro, ma senza specializzare un segnaposto, perché a volte non ho bisogno di sostituire una classe a un segnaposto, la voglio passare come parametro perché voglio informare il framework che c'è questo controller da tenere in considerazione. In questo modo il controller, il framework ovviamente si andrà a vedere quegli attributi che ho indicato e quindi si farà ipoteticamente, ma abbiamo il sorgente, quindi potremo andarla a vedere, una mappatura di questo controller, di tutti i metodi che ci sono, andrà a vedere i metodi HTTP che sono indicati, i vari path, i vari segnaposto per quelli che sono i parametri, eccetera, eccetera, e quindi si farà un'idea di quello che c'è qui dentro, che risorse offre e in che modi può rispondere all'azione che viene fatta dal browser. Quindi nel momento in cui io metto l'indirizzo giusto che coincide con una di queste, generalmente in gergo vengono chiamate azioni in MVC, quindi sono i metodi del controller, viene eseguita la procedure. Quindi andiamo a vedere come è fatta questa index, viene chiamato il metodo render con dentro una stringa, quindi il framework, questa è la nostra view. Quindi il controller è il segnaposto. Io metto un URL o clicco su un link che porta un URL, entra in azione il controller che in base all'URL, l'URL ci riconduce all'URL e anche il metodo HTTP, ci riconduce a un controller e a uno dei suoi metodi. Se ci sono dei parametri vengono passati, quindi nel nostro metodo, se questa stringa dobbiamo recuperarla da un DB o da qualcosa, quella sarà tutta logica che sta nel model, ovvero che idealmente appartiene a un altro layer. Qui ci dovrà essere solo ed esclusivamente la logica che recupera quell'informazione, magari usando i parametri di input come parametri passati al model per avere l'informazione, e a un certo punto fa il rendering, che vuol dire rispondo al client, in questo caso passando una stringa, quindi il nostro browser riceve una stringa di risposta. Quante e quali cose posso passare? Questa io sono sempre rimasto affascinato perché
Ah, ci manca anche un overload, tra l'altro. C'è una stringa, ci parte dall'esempio di una stringa banale, poi c'è il dataset, se tra l'altro da distruggere o meno, una lista di campi ignorati, una collection, uno stream, un codice di errore, perché se vogliamo segnalare ad esempio un errore in parametri di input, oggetti che presumibilmente possono essere serializzati direttamente dal framework, c'è un MVC list, quindi anche delle strutture custom. Cioè, qui dentro, se io prendo una mail e ce la metto dentro, il render la restituisce, quindi troverà il modo più congeniale di dare le informazioni che noi passiamo, restituirle al client. Quindi questo è, diciamo, l'esempio più semplice che si possa fare dal punto di vista della struttura dell'applicazione per dare una risposta al browser. Poi, siccome ho lasciato tutte le cose del WID spuntate, qui vedo che ci sono anche altri metodi. Ad esempio, qui c'è un reversed strings value, quindi quello che generalmente fa parte di un framework MVC è un meccanismo che si chiama routing, cioè un meccanismo che dall'URL riesce, il framework analizzandolo riesce a capire qual è il metodo che poi deve andare a invocare. Questo sta a indicare che se io a slash API, perché suppongo che come dire, il path si componga, quindi non dovete andare magari idealmente presumo che per ogni risorsa sarà comodo farsi uno e un solo controller, qui essendo un controller di esempio. Sono stati messi diversi metodi, quindi tendenzialmente presumo che i controller potranno anche essere più semplici addirittura di questo. In questo sono stati messi dei metodi di esempio, quindi ci sono diversi path. Qui, ad esempio, questo path io do per scontato e presumo che si combini con questo qui sopra. Quindi, se voglio eseguire questa operazione, devo aggiungere anche questa parte API. Quindi, se vado nel mio browser e gli aggiungo anche questo, andrò a chiamare quel metodo. Mi viene da pensare che però, esatto, mi dica magari not found, o perché quello che ho appena detto è falso, e potrebbe anche essere, o perché in realtà ci manca un pezzo, quindi per matchare, che facciamo presto a provarlo, aggiungiamo lo slash, questo col dollaro ovviamente è un segno a posto, quindi il dollaro sta a indicare che stiamo dando un nome identificativo a qualcosa che andiamo a passare. Ad esempio qua ci scrivo Marco, Firefox si ostina e qui mi ha restituito Marco rovesciato Okram, che sembra una marca di PLC. Quindi l'errore di prima, il 404, è dato dal fatto che qui noi stiamo dicendo, attenzione, che questa azione va eseguita quando c'è slash API, slash reverse string, slash qualcosa, quindi mancando lo slash qualcosa nell'analisi di questi metodi il framework non trova nulla che possa essere, come dire, corrispondere al come dire, al route che abbiamo definito. Cioè, noi abbiamo definito un formato di URL e questo formato di URL non viene rispettato. E quindi il risultato è un not found. Nel momento in cui invece viene rispettato, l'azione viene chiamata. E qui c'è, come dire, il di lampadina. Forse esiste anche davvero. Forse c'è davvero Okram. Devo esaminare se per caso si chiamano così, perché magari il CEO si chiama Marco di cognome, di nome. E reverse string. Quindi qui abbiamo sempre un get. A livello di browser possiamo fare poi sostanzialmente, senza usare JavaScript, delle get e delle post, mettiamo un form. Quello che mettiamo nell'URL e facciamo un invio, facciamo sempre una get. Se vogliamo fare una post, dovremmo fare un form. Quindi la nostra richiesta fatta in get che matcha questo indirizzo. Osram, è vero, si chiama, non Okram, ok. Beh, la faccio io. Ecco, se dovessi fondare una nuova società, faccio la Okram. C'è un utente che ha fatto un raid.
Astro and Galaxies. Con 5 utenti, grazie Astro Galaxies. Giusto per spiegare cosa stiamo facendo, stiamo cercando di fare una... Buonasera, ciao. Una web API REST con Delphi, in questo caso un ambiente di sviluppo basato su un Pascal molto evoluto. È un framework che si chiama Delphi MVC Framework per fare delle web API RESTful, e stavamo facendo un po' di live coding, o meglio stavo cercando di farlo funzionare, ipotizzando come funziona e pretendendo con questo di quasi di spiegarlo, ma è tutto molto molto leggero. Canale di astrofisica, beh, secondo me qui che collegati ce ne sono diversi che hanno la passione, almeno due o tre secondo me che hanno questa passione di astrofisica, ce ne sono qui. Io non sono un espertissimo, però... Ok, mi sono un attimo perso, ma è giusto così, perché è giusto poi ringraziare... Grazie per Podcast Fiore, per il follow. Scusatemi, ma sono un novizio di Twitch, quindi... della programmazione sembrerebbe quasi, ma invece di Twitch devo ancora prenderci un po' la mano, ma... pian pianino cercheremo di diventare un po' più skillati, per usare un termine che si sente spesso nella programmazione. Allora, quindi in questo caso abbiamo matchato l'URL, e quindi io qui mi aspetto che venga invocata la parte del value incidentalmente ha lo stesso nome del parametro, e quindi il framework incidentalmente, no, non è, ovviamente non sarà un caso, prenderà questo dato e lo passerà al parametro omonimo del metodo, e quindi diventa un parametro di input della nostra procedure. La nostra procedure usa una funzione tipica dell'RTL, reverse string, quindi prende il valore, toglie gli spazi, lo rovescia e lo passa al render, che lo restituisce al nostro valore di ritorno. E in questo caso abbiamo un API banalmente che rovescia una stringa, quindi niente di trascendentale, ma per il codice che ho scritto io fino adesso è più di quanto di quanto mi aspetterei. E qui ci sono i metodi, di esempio classici crude non implementati, dove ovviamente ci si aspetta che magari uno vada, come dire, a mettere dentro un po' le query da database, quindi recuperare dei dati, fare rendering o di dataset o di, come dire, di varie fonti di dati, liste di oggetti, qualunque sia, come dire, il formato con cui noi abbiamo a disposizione i dati, e o facciamo fare il rendering o... Mi sembra strano che Firefox dia quell'errore. Secondo me l'errore lo dà perché Firefox, che fa la richiesta di voler dell'HTML o dell'application JSON, no, però la risposta dà un'application JSON. Quindi la richiesta passa un po'... Beh, no, la richiesta è giusta perché passa addirittura un asterisco slash asterisco. E il content type, ma probabilmente questo adesso potrei andare a vedere magari il default. Comunque è esplicito nella risposta, mi verrebbe da dire, perché lo vedo qua nel content type, nel leader della risposta, come JSON, e quindi probabilmente il framework o sbaglia o che è più facile è stato informato male. Magari qui c'è possibilità di andare a cambiare il default, o sicuramente c'è modo anche di dirglielo qui, per cui... Sono talmente tanti metodi che adesso non voglio neanche precorrere i tempi, perché diventa nulla, poi ci vieterebbe di... Non c'è proprio un content type.
Adesso devo ancora un po' riesplorarmelo perché, ma immagino che ci sarà un delle response on in un context content type. Sto andando totalmente a caso, quindi proviamo a fare così. Lo metto sia qui che sotto, poi così vediamo se. Tentativo è quello di forzargli il content type per vedere, sì, se tengo l'applicazione in funzione sarà ben dura che riesca a sostituirla ricompilando. Adesso gli è piaciuto già di più. Content type text plain, stavolta è andato giù, quindi ha un default. Beh, sì, cioè comunque è veramente raro che io vada a dare, però effettivamente non avendo dato le informazioni in modo esplicito, dovrebbe magari interpretarla col fatto che se faccio un render di una stringa, questo deve uscire con text plain, però come dire, farlo direi che in questo caso non l'ho tratto in inganno, vedo che è andato giusto, ha fatto la sua. E direi che anche questo che prima non funzionava, adesso c'è lo slash di troppo, ok. Adesso funziona correttamente, mi tira fuori la stringa, parte la favicon che. Quindi se per caso un render restituisce qualcosa che non è di vostro gradimento, impostate il content type e siete a posto. Quindi banalmente, se volessi aggiungere al mio progetto un nuovo controller, i controller sono fondamentalmente, adesso questo lo chiudo, sono fondamentalmente delle unit, quindi se io volessi fare, che ne so, inventarmi una risorsa, un test control, o uso il wizard, giusto, passiamo magari. Così vediamo le due strade. Visto che ce l'abbiamo, creare un controller. Create index action, magari tolgo qualche spunta. La index gliela posso lasciare. Chiamiamolo, ad esempio, voglio gestire come risorsa, lì vedo che c'erano i customer. Boh, mettiamo una user. O gli utenti o i task o boh, sì, user controller magari. No, perché magari un domani con l'autenticazione chiamiamolo di facciamo che sono dei post di un blog, così ci inventiamo qualcosa. Faccio il mio tpost controller. Quindi il mio metodo, il mio wizard fa giustamente a fare la nuova unit che possiamo anche andare a salvare. Adesso gli lascio, ha rimesso ok questi di esempio, ok, adesso questi magari li tiro via, così vediamo com'è un controller ridotto all'osso. Sono informato anche un po' il codice, quindi il controller ridotto all'osso è un po' di uses. Ho visto adesso che si può fare anche con gli attributi. Sì, io non ho ancora esplorato un po' quello che c'è, quindi sicuramente c'è, si potrà fare in mille modi. Molto spesso c'è più di un modo di fare le cose o aderendo delle convenzioni. Spesso il motto di questi framework è anche un seguire convention over configuration. Ovvero a volte magari a metodi di un certo tipo corrisponde un'azione predefinita, io posso dargli un percorso diverso, posso dargli dei nomi diversi, però se seguo lo standard mantengo come dire un default che è quello che va bene e in genere non si va a cambiare. Quindi qui ad esempio c'è uno slash path API, ok. A proposito, ovviamente questo frame, questo controller, proviamo ad esempio a dirgli,
Adesso lascio il render. Ah, poi c'era anche scritto nel commento: usa context property per accedere alla richiesta e alla response, quindi si poteva fare anche qui. Allora, qui chiamiamola post resource. Voglio solo vedere se questo è visibile, perché idealmente andrebbe aggiunto all'elenco dei controller, mi viene da dire. Quindi se noi lo creiamo e non mettiamo, forse non l'ho chiamato neanche così, sì, lui mi dice not found. Perché? Perché io ho creato il controller, ma dobbiamo sempre ricordarci di aggiungerlo. Quindi importiamo la unit, e una volta che abbiamo la unit tPostController, quindi lo rilancio, e se do un refresh, ok, vediamo la stringa. Quindi creare il controller non è sufficiente, ma bisogna sempre ricordarsi di fare l'add su MVC, sull'engine, in modo da rendere visibile al framework, perché il framework non va, magari ci sono anche dei modi per farlo, in automatico a sgrufolare, a cercarsi i controller, ma in effetti ci sta, perché potrebbero poi anche essere inerti, o magari un controller obsoleto, magari voglio tenere sorgenti, e quindi leggevo qui dalla documentazione che ci sono anche diversi, come dire, come dei controller delle azioni integrate di sistema, che si possono andare a invocare per ottenere delle informazioni sull'applicazione e sull'ambiente operativo. Adesso qui magari facevo la prova, no, fatto così, c'è questo indirizzo system describe platform, quindi esperimento mi dice no, ma forse appunto info, ok, forse ci manca un pezzo, ok, che restituisce un JSON con delle informazioni, in questo caso sulla, effettivamente sulla mia piattaforma, diciamo Windows 10, Intel 64, CPU, eccetera. Quindi questo system è un po' come se fosse un controller, come dire, integrato all'interno della nostra applicazione MVC. C'è modo di spegnerlo, non so se fa parte magari del... Sì, qui c'è un load system controller che comunque è disponibile in richieste, per richieste localhost, quindi se lo pubblicate sul web mi viene quindi da dire che non sarà possibile per chiunque tirare fuori queste informazioni, salvo da qualcuno che si trova comunque sulla macchina, quindi anche perché potrebbero dare delle indicazioni sul tipo di server, sul sistema operativo e su altre cose che un malintenzionato potrebbe utilizzare per accedere alle informazioni, e quindi non è... Abbiamo questo describe platform detto in inglese, e adesso ce la posso fare, e questo server config info che restituisce un po' di informazioni, session type memory, request size, sono un po' quelle che qua c'è questo default content type, probabilmente questo è quello che si potrebbe andare a cambiare e che forse viene usato perché non, pur mettendo un render, non, come dire, non va a cambiare in automatico il content type basandosi su quello che passiamo, anche perché potrebbe essere una stringa con un pacchetto JSON generato a mano. Quindi path prefix, record count, qui ci sono un po' tutte le impostazioni che noi abbiamo sul sistema. Abbiamo anche un describe server,
Io leggo e testo che questo dà un po' più di informazioni, ci dà l'elenco dei controller delle azioni che sono dentro l'applicazione, non male come. Quindi ci troviamo dentro se compattiamo un po', abbiamo al primo livello con nato il nome della unit, il system controller. Col suo resource path, la sua description con le sue azioni, quindi ci dà praticamente quello che abbiamo visto fino adesso, una descrizione. Questo è utile per fare la documentazione, quindi ok, sono questi probabilmente gli attributi di cui si parlava prima per andare a dire con il produce. Adesso ci arriveremo pian pianino. Ci sono tutte le azioni del controller di sistema, system controller, e poi vedo che c'è questo TMI controller che è il primo che abbiamo fatto con tutti i path relativi, il nome dell'azione, il metodo HTTP che lo scatena, ci sono i vari CRUD e poi c'è l'ultimo che abbiamo aggiunto che era questo qui col post e con l'action name e l'index che sono andato a richiamare dopo. Quindi è un po' il server che descrive se stesso e ci dà una mappatura, come avere la mappa del sito, è una cosa, come dire, abbastanza utile che può servire sicuramente. Stavo guardando se c'erano altre cosine di base da provare, da sperimentare, ma direi che all'inizio, come primo progetto, come primo lancio, dopo si entra un po' nel contesto per andare un po' nei dettagli, si entra nel concetto di routing, quindi si inizia a vedere MVC path, come passare dei parametri, come probabilmente imporre dei constraint, si entra un po' più nel dettaglio del formato degli URL e di come passare eventualmente dei parametri. Comunque diciamo che sembra che sia comunque un'implementazione, vediamo se funziona la REPL. Io l'ho sempre chiuso, poverino, brutale, e quindi non mi sono mai preoccupato di andare di fare l'uscita nella maniera più corretta. Altre cose che vedo qui in giro, quindi adesso provo anche questo middleware, ma giusto perché lo vedo qui, mi intriga. Non l'ho mai visto, quindi lo provo adesso per la prima volta. Quindi se io mi vado a prendere vediamo la foto del mio avatar. Il mio avatar, come direbbe. E lo mettiamo qua, aspetta, andiamo a mettere se riesco ad aggiungerlo al progetto, yes, però dove l'hai messo? Ah, però non me l'hai spostato. Ecco, fossi come dire, nel Barcadero, farei un project manager un pochino più flessibile. Allora, se ho capito bene, dovrei mettere forse non qui, ma nella cartella di distribuzione del server dove c'è l'exe per dire. Quindi forse ci vorrebbe anche un'azione di copia. Adesso faccio una prova per capire se riesco a fargli digerire lo static file. Un rischio, ma system, quindi se scrivo static, no, statics, forse era static, avatar.png. Sì, funziona. Diciamo che bisogna ricordarsi che per come è impostato lui va a recuperare l'exe e quindi si aspetta
il percorso dell'eseguibile con dentro una cartella www e con dentro i file statici. Quindi se io ho il mio progetto, ovviamente con i miei insorgenti dovrò andarlo a mettere nella cartella dove finisce l'eseguibile. Nulla però vieta, io me lo faccio spesso anche per i failini, di farsi un di qualcuno saluta. Ciao Maurizio, che una sera magari ci presenterà Yorm, il suo RM, o magari inizierò a sperimentarlo con lui che mi dà suggerimenti dietro le quinte per vedere se capisco come funziona senza averlo mai visto. Grazie per essere stato presente. Allora, dicevo, qui ci sono nei build events, si possono sempre andare a mettere dei comandi di, come dire, di post, di copia di file, quindi magari dire, prendo una cartella e me la copio automaticamente quando faccio il deploy con le mie risorse statiche. Quindi supponendo di creare questo potrebbe essere un esperimento che potremmo fare di agganciargli qualcosa lato client o con un Angular o con un framework di questo tipo, magari sviluppato con Node o con Visual Studio Code, così vediamo che praticamente cioè, pur lavorando in Delphi, noi stiamo lavorando con quello che è uno standard di fatto, quindi che noi utilizziamo Delphi MVC Framework o anche una delle altre librerie, Wheel, Mars, eccetera, o il RAS Studio Server, che è una soluzione che è integrata in Delphi. Si è svegliato il gatto, io non lo vedo di spalle con la telecamera, ma vedo che non c'è più. E quindi noi possiamo creare delle API. Di fatto andando appunto a parlare con qualsiasi tecnologia venga utilizzata per sviluppare poi l'eventuale client. Quindi se si vuole sviluppare un client con Angular, con React, cioè noi abbiamo un server che parla una sorta di lingua franca, quindi che dall'altra parte ci sia un back-end sviluppato in Delphi o in PHP, poco importa. Il vantaggio che io vedo nell'applicazione Delphi è il fatto appunto di, soprattutto su Windows, compilare velocemente, lanciare velocemente, avere dei risultati sempre costanti, mentre dove magari c'è un runtime c'è molta più sovrastruttura, mentre qui poi delle prestazioni, cioè questi server hanno veramente delle prestazioni veramente ottime, tra l'altro penso ci siano sul gruppo Facebook anche di Delphi MVC, mi ricordo di aver visto a suo tempo delle comparazioni con Node o con altri server dove come dire, il numero di risposte che veniva dato era veramente elevato, anche perché non abbiamo garbage collection, quindi non abbiamo delle cose che si inseriscono quando meno ce l'aspettiamo, per cui siamo pienamente in controllo della nostra architettura. Da questo motivo poi deriva la velocità. Quello che magari paghiamo un pochino è che non avendo un runtime, chiaramente distribuiamo dei binari che per sostituirli ovviamente vanno magari deallocati, bisogna spegnere il server, bisogna magari una gestione meno dinamica rispetto a quello che può essere chi rilascia delle cose con addirittura delle function serverless, quindi dove nel server carichi direttamente una funzione, allora a quel punto lì è chiaro che il massimo della flessibilità possibile, però direi che da un certo punto di vista non è che abbiamo poi nulla da invidiare. Davanti alla nostra applicazione possiamo sempre mettere qualsiasi applicativo, una patch o qualsiasi cosa che faccia magari del load balancing, quindi bisogna stare attenti ai memory leaks, quello sì, quello è giusto. Però diciamo che il fatto di partire con un bel template che nel creare un progetto li abilita, cioè abilita la stampa di memory leaks, come ho visto prima, è interessante perché vuol dire che comunque il framework, io poi adesso non l'ho ancora visto nel codice in maniera
ultra approfondita, però mi piacerebbe appunto vederlo in questo senso e esplorarlo in questo senso anche nelle prossime live. E mi piace pensare, comunque avendo anche degli unit test, che sia particolarmente robusto e curato anche dal punto di vista dei memory leak per quello che è la classe base. Comunque abbiamo visto che sui dataset abbiamo dei parametri on subject dove possiamo o gestire noi o lasciare gestire il framework, quindi se il framework è fatto bene e le azioni sono fatte bene, essendo poi tutta una ripetizione continua di queste chiamate, di questi render, se è fatto bene possiamo stare anche tranquilli sul fatto che le risorse vengano gestite correttamente. Poi chi sviluppa in Delphi da diversi anni è ormai abituato a fare i suoi try finali, a fare le sue strutture comunque ben fatte, addirittura anche dove non ce n'era bisogno nel momento in cui è stato introdotto Arc, che poi è stato rimosso. Quindi io addirittura le mettevo nel codice .NET, della quando c'era ancora la parte di .NET dentro Delphi, quindi pur sapendo che erano inerti, perché come lo sapevo che la free faceva la dispose, perché anche se abbiamo un garbage collector, il garbage collector rilascia gli oggetti, ma se lasciamo che sia la finalizzazione a chiudere una connessione, non abbiamo comunque vita molto lunga, quindi anche chi usa dei runtime come .NET o come Java, con la garbage collection, quando una risorsa non la usa più, la deve comunque chiudere il prima possibile, altrimenti si va fuori di out of resources, quindi non saprei tradurre in italiano, ma si esauriscono le risorse. Dunque, io volevo vedere un attimo, magari quanti siamo arrivati. No, c'erano, come dire, un'intera tematica da aprire, però siamo quasi vicino alle 11, quindi io direi che magari mi stopperei per il momento qui, almeno con la trattazione del framework. Vedo che ci sono, in realtà poi questo contatore continua a oscillare. Adesso magari cambiamo schermata, così andiamo diretti sulla chat. Infatti è cambiato anche adesso. Quindi per i più resistenti, che sono sopravvissuti fino a questo momento, allora, il buon Daniele Tetti, come dicevo oggi, mi ha dato un codice sconto da usare per chi eventualmente fosse interessato ad acquistare il libro di Delphi MVC Framework. La cosa che sarebbe interessante fare è estrarre il sorteggio, magari un paio di persone. Però è tutto sperimentale perché è la prima volta che lo faccio, e quindi magari adesso io ci provo, e poi perché Twitch integra anche una gestione di una riffa. Io ho provato a configurarla oggi, ma vediamo se, come dire, se ci riesco oppure. Allora, adesso provo a fare uno start giveaway, quindi in chat dovrebbe comparire. Esatto, la scritta che vedo, quindi così la proviamo. Praticamente chi è collegato, magari stasera diamo un paio di codici a un paio di persone, quindi dovrebbe scrivere raffle per partecipare all'estrazione. Non è previsto quindi sono, esatto, ad esempio Creativity in Fabio ha ricevuto un ticket, quindi se ci sono altri magari collegati che vogliono partecipare,
possono usare quel comando, punto esclamativo raffle, per partecipare. Poi da lì facciamo fare l'estrazione teoricamente al software. Quindi dovrebbe esserci un quarto d'ora di tempo, che forse è fin troppo lungo, ma spero e presumo di poterla stoppare in qualsiasi momento. Direi che si sono tutti suicidati, che non vedo nessuno che chatta, ma in quel caso. Ah, ok, fai il beta tester. E anche quello ha un suo valore, quindi ti farò una donazione io per lo sparring partner del beta tester. Diciamo che se c'è un solo giocatore c'è però sola vincita. No, in realtà adesso vediamo, perché effettivamente questo l'ho visto su chat abbastanza affollate, quindi poi immaginavo avessi già il libro di Daniele, quindi eccolo che è tornato alle mie spalle, il mio consigliere. Lui è il padrone di casa, io pago solo l'affitto, ma lui è quello. Spero solo che non inizi a farsi un bidet proprio durante la live, come di solito si fa, perché. Allora ci sei. La mascotte. Come si farebbe senza. No, vedo il contatore 4-5, ma non so se è attendibile, perché adesso magari ripeto le istruzioni. Quindi, se qualcuno si è collegato anche solo in questo momento e vuole partecipare anche come beta tester, nel caso. Tanto poi io sul link del mio canale c'è un link con la mail, quindi nel caso poi uno l'abbia vinto effettivamente, non faccia il test, non abbia già il libro, me lo può dire, altrimenti mi scrive e io mi dice il nome utente, e in risposta poi gli mando il codice con il buono sconto. Questa è una buona idea, bisognerebbe convincere Embarcadero a mettere in palio delle licenze. In realtà, ad esempio, JetBrains, che viene sempre preso anche come modello, come esempio, spesso rilascia delle licenze gratuite dei propri prodotti, magari per un anno, per 3 mesi. Che dopo uno ci si abitua, ci si diverte, e dopo ovviamente deve prendere la licenza. Secondo me dovremmo convincere Embarcadero a darci qualche licenza per le live, così almeno ci ritroviamo in un po' di persone. Approfitto visto che poi magari qualcuno guarda in differita, segnalare i prossimi eventi. C'è il Delphi Day in programma per fine di giugno. Adesso vado a vedere con precisione le giornate, anche se dovrei saperle, visto che in una il 22, il 23 e il 24 giugno c'è il Delphi Day. Stavo per dire a Piacenza, in realtà ancora online per questioni ovviamente precauzionali. Mancano 18 giorni, quindi devo anche iniziare a preparare le cose per la conferenza. Spulciando un po' il programma, ci sono delle cose interessanti come il Firebird 4, che mi è stato annunciato da qualche giorno. Anche a proposito poi di librerie RESTful, c'è una sessione proprio di Luca Minuti su Wirl, nuova versione. Stanno anche un po' delineando le descrizioni. Non
un'integrazione con la shell di Windows, quindi io l'ho visto in azione sull'estensione anche per le fatture elettroniche. Secondo me è una cosa veramente, è una genialata avere l'anteprima delle fatture direttamente su Windows per magari uno che lavora in amministrazione, che deve tediarsi a aprire ogni volta il PDF, avere, gestire direttamente proprio da Windows Explorer. Poi il fatto che sia open source, magari uno va a vedere il sorgente se ha un'idea per fare un visualizzatore o per fare un visualizzatore, ma in realtà poi ho visto che dentro ci sono tante, cioè, funzioni, non è un fornitore solo di anteprime, ma dentro puoi fare anche un sacco di cose, quindi ci sono 100%. Sono curioso di vedere anche il talk di su Trisil, un ORM Lite per Delphi. Io ho dato un'occhiata al sorgente, mi era piaciuto molto come era fatto, che è molto pulito, molto, e quindi ero curioso di vedere, perché un ORM fa sempre comodo, che sia, lo si vuole sempre il più funzionale possibile, ma il più leggero possibile. Quindi c'è un Unigai, un Igui, c'è anche una sessione su JS, c'è una sessione mia su Cognitive Services, quindi se qualcuno è interessato a vedere come interfacciarsi con Cognitive Services, a fare il riconoscimento da foto, se una persona è, quante persone ci sono, riconosce le facce, se maschio o femmina, se è contento, felice, la moderazione del testo, ci sono un sacco di cose. È una cosa che mi è piaciuta molto, vista, implementata e poi interfacciata a .NET, quindi io da un po' di tempo ho iniziato un po' a lavorarci con Delphi, cosa che si può fare tranquillamente perché in Delphi abbiamo dei componenti REST fatti secondo me bene. È interessante anche perché alcune risposte a volte le vedi direttamente nell'IDE senza neanche lanciare il programma, perché puoi convertire in un dataset qualsiasi JSON, e quindi e la cosa che cerco di sto aspettando con ansia la sessione, il E no, poi tra l'altro per fare delle prove o per una cosa che non fa tantissime chiamate, sono gratuito, quindi vabbè, io ho sperimentato un po' più del dovuto, mi è arrivata una fattura di 5 centesimi, per cui direi che si può fare tranquillamente. Non è... Ci sono molte cose utili, come ad esempio anche qui su Twitch. C'è un automoderatore che fa in automatico, come dire, la censura, tra virgolette, di alcune di frasi ritenute sconvenienti. Cioè avere un servizio di quel tipo è chiaro che è per applicazioni un po' particolari. Poi adesso non voglio neanche dare troppe anticipazioni, giusto per non rubare contenuti. Se qualcuno, perché vedo che il contatore è a 7, ma non so chi può essere o non essere, c'è una lotteria in corso con un buono sconto in palio per l'acquisto di un libro su Delphi MVC Framework, che è un framework per fare, la descrizione c'è, la si vede direttamente sullo schermo. Sconto del prezzo minimo da 35 a 25 euro per il libro Delphi MVC Framework, da usare entro il 30 giugno, quindi se qualcuno vuole partecipare e si è collegato ora alla riffa, io ho scritto tutto in italiano nella configurazione. Può usare il comando punto esclamativo raffle, scritto raffle, e in quel modo prende automaticamente un ticket per partecipare all'estrazione. Nel caso si è interessato, poi vedo questo Virtual UI, le tue applicazioni VCL sul web. In realtà non ne ho mai sentito parlare, quindi sono curioso di vedere se ha qualcosa di diverso. Poi vedo il Delphi Day, 25 giugno, venerdì c'è la Mega Session, come poi l'anno scorso, o la Royal Rumble, come la chiamo io, come il wrestling, tutti dentro. E
Vuoi che iniziamo alle 9 o alle 10? Il signorino qua dietro dorme. A lui non interessa niente, quindi anche stasera è iniziato un po' prima per. Ok, niente, dai, direi che vedo che nessun altro si aggiunge. Il problema è che con un solo partecipante c'è un vincitore sicuro, come citando Monkey Island, con un solo candidato c'è una sola scelta, vota Elaine Marley come governatore di Melee Island. Ti darà come vincitore, però abbiamo testato il giro quando avremo un po' più di partecipanti, come dire. Magari la riproveremo la prossima volta. Prossima volta poi sperimentiamo un po' più nel vivo, andiamo un po' più nel vivo del framework, adesso vediamo se proseguire esattamente oppure magari trovarci qualcos'altro da esplorare. Di nuovo, niente. Adesso provo a fare una chiusura, quindi lascio proprio un secondo. Ma a parte che ormai il quarto d'ora è passato, quindi ci sono proprio 2 minuti. Il pannello funziona bene, solo che. Secondo me potrei prendere un biglietto anch'io. Lo provo come test per vedere se posso, perché dubito che ci. Sì, se scrivessi correttamente. Sì, lo segna anche a me, quindi. In quel caso il libro ce l'ho anch'io, quindi. Ok. Manca 1 minuto e mezzo, lascio lì e poi dopo, quando si è chiusa, testiamo il pick winner, vediamo se funziona e poi dopo. Nel frattempo io ringrazio chi si è collegato, chi è ancora collegato. E magari sta dormendo, perché a me è capitato, quindi lo capisco perfettamente. In altri canali però è successo, quindi può succedere, anche perché l'argomento ovviamente è un po' tecnico, quindi poi magari la formula è un po' più soporifera, soprattutto quando è introduttiva, ma vedremo di ravvivare un po' la cosa. E manca, quanto mancano? 50 secondi. Vedo solo i miei due nomi al momento, quindi niente, proveremo l'estrazione. Poi la prossima volta o mettiamo in palio, anzi, qualcosina. In realtà me la sono presa perché ho anche degli adesivi, quindi qui dentro ce ne sono una settantina di tutti i tipi, tra Node, Angular, C Sharp, .NET, Git, NPM, addirittura Scala, cioè Docker, ci sono tutti i tipi di. Quindi rimpolperò i premiuzzi con gli adesivi, cercherò di vendermi a caro prezzo. La riff è chiusa. Ok. Purtroppo non può più partecipare, non so con chi stia parlando, forse con un ipotetico. Ok, quindi in questo momento se io provassi a prendere un biglietto, Raffle mi dice niente perché è chiusa, quindi ok. Niente, testiamo il pick winner, almeno vediamo se fa i fuochi d'artificio o qualcosa del genere. Ecco, ho vinto. Ho vinto addirittura io, quindi neanche la soddisfazione lascio. Due partecipanti di cui uno di prova. Però
Beh, in effetti mi fa comodo, lo prendo aggiornato e quindi scriverò me stesso per farmi dare il libro. Complete giveaway. No, lo lascio lì che magari. Sì. Da 50-50, sai che Murphy è sempre così. Murphy ci vede sempre benissimo, quindi. E non ho barato perché l'ho fatto scegliere la software, quindi sono. Vabbè, magari la prossima volta aggiungiamo anche qualcosa di più, così che magari non si hanno, e così pian pianino ci faremo la mano. Niente, direi che per stasera. C'è questo beco che si rovescia qui dietro. E. Grazie per chi è collegato e si è collegato. Magari potrei vedere pure io se, in realtà non so se siamo in pochi, se ho la possibilità di fare un raid verso qualcuno. Sarebbe interessante vedere se c'è qualcuno che tratta l'argomento in qualche modo dei miei favoriti, ma sono già tutti a nanna, quindi direi che poi siamo un po' in pochini, magari. Magari la prossima volta ci proviamo. Niente. Grazie a chi è rimasto collegato fino adesso. Prossima volta magari proseguiamo, vediamo un po' di cose un po' più interessanti, un po' più nella ciccia. E io vi saluto, e oggi è giovedì, quindi vi do anche il buon weekend. E ci rivediamo, direi, giovedì prossimo, come diceva Luttazzi, durante la pubblicità, se non durante. Ci vediamo dopo pubblicità, se non durante. E grazie a tutti, vi do la buonanotte, ci vediamo giovedì prossimo con un nuovo appuntamento, se salvo imprevisti. E ciao a tutti, buon Twitch, buon ASMR per chi si rilassa con i canali, i suoni rilassanti, e alla prossima.